polemica. La rete di Mancini arriva nel finale, forse viziata da un fuorigioco, irregolarità però non ravvisata dal direttore di gara Treossi. Dure lamentele da parte del presidente Gaucci per altri episodi dubbi nel corso della gara che a suo parere hanno penalizzato solo il Perugia. Un fallo di Mihajlovic su Negri e uno di Balleri su Beghetti, per il quale la squadra umbra ha reclamato il rigore. Nel terzo turno i blucerchiati incontreranno il Cagliari di Trapattoni. Tanta paura, molta fortuna, uno e i viola imparano, come nel calcio, le gare non si vincono prima di giocarle, anche se l'avversario milita solo in C1. 45 minuti di sofferenza, i primi per i gigliati, poi le grande spavento ad inizio ripresa, prima per l'espulsione al terzo di Banchelli, poi per la splendida rete di Minuti lanciato da Botticelli. Dopo il brivido, l'orgoglio viola che a 2 minuti dallo svantaggio impegnano Bacchini, testa di Amoruso, e al 14° pareggiano su Carambola. Il cross è di Massimo Orlando, la prima deviazione di Furlanetto, quindi il petto di Serena e la palla supera Bacchini. Ma la dea bendata non abbandona la Fiorentina, al 25° il tiro di Serena incoccia Savio e il 2-1. L'Ascoli reagisce e poco dopo la mezz'ora manca il pari con Botticelli. Poi gli ultimi scampoli di partita con l'espulsione di Furlanetto che regalano all'Ascoli la soddisfazione di aver retto ad una grande del campionato e alla Fiorentina il passaggio del turno, ma non la soluzione di alcuni problemi, primo fra tutti l'attuale condizione di Battistuta. L'Inter affonda il Venezia, le sue speranze di passare Italia. 1-0 per i nerazzurri in maglia bianca nella sfida secca senza rivincita, giocata in una serata d'agosto dal freddo pungente, salutata dai fumogeni rossi della curva del Venezia che accendono il penso. Partita veloce giocata da entrambe le squadre con l'intenzione di fare sul serio. Nel primo tempo Inter lucida e ordinata, priva di Del Vecchio, Landin e Seno, sotto la regia precisa di Ince, cerca e ricerca, il gol senza successo. Si difende bene il Venezia senza Mazzantini, Pellegrini, Barolla e Vecchiola, ma anche senza complessi di inferiorità e punta sul fattore sorpresa. Al 29° gli uomini di Bianchi sfiorano la traversa veneziana con una bella rovesciata di Gans, ma è al 45° che Inz di testa trova un prontissimo Roma. Sul corner successivo l'Inter ritenta ancora e ancora senza successo. La ripresa vede i nerazzurri tornare in campo più aggressivi, ma i ragazzi di Pippo Marchioro non mollano, sfoderano grinta e voglia di fare, anche dopo il gol dell'Inter che arriva al 23° della ripresa con Roberto Carlos. E l'Inter al 32° sfiora il raddoppio. Il Venezia spinge in avanti, cerca il pareggio ma Provitali trova una perfida traversa. Ancora gli arancio-nero-verdi al 43°, salva Inz. Subito dopo un palo ferma un buon tentativo di Cerbone. Il Venezia prova ancora, poi il fischio dell'arbitro. Adriatico Stracu. La nuova formula di eliminazione diretta di Coppa Italia costa cara al Napoli, che esce dal torneo ad opera del bel gol del giallorosso Palmieri. Il gran tiro di sinistro si infila all'incrocio dei pali alla destra di Taglialatela. Giusto l'entusiasmo dei tifosi leccesi di fronte ad un Napoli apparso deconcentrato e anche sprecone, come in questa occasione in cui di Napoli sciupa una facile opportunità. Nel prossimo turno Lecce dovrà affrontare in casa la Fiorentina. Il Napoli pieno di grinta e stimoli questa volta non si è proprio visto. Boskov avrà ora qualche preoccupazione in più. Passa il turno alla sulla traversa. Allo scadere arriva il gol del Pescara, a siglarlo è Giampaolo. Primi 45 minuti con più di un brivido per la Juventus al Partenio. Rampulla al 13° è salvato dal palo sul gran tiro di Luiso. Eravamo sullo 0-0, i bianconeri passano però in vantaggio al 25°, incursione di Torricelli, tiro dal limite, respinta corta di Visi. Si avventa a Padovano ed è 1-0 per i bianconeri. La reazione irpina frutta il pareggio con Bortoluzzi dopo 5 minuti, è 1-1. E al 44° gran gol di Fabrizio Ravanelli che ristabilisce le distanze 2-1 per la Juventus. Da quel momento partita in discesa, Jugovic al 25° della ripresa fa 2-1, poi è Alessandro Del Piero appena entrato proprio 5 minuti dopo al 30° a trovare il varco giusto e a siglare il 4-1 definitivo, dunque Juventus contro l'Atalanta nel prossimo turno. Un Bologna stellare batte la Roma con un secco 1-0 eliminandola dalla Coppa Italia. Al quarto Paramatti dal centro, ma Scapolo e Nervo non sono pronti. Punizione per la Roma al sesto, tira Balbo, Antonioli non trattiene, libera Torrisi. All'11° da Morello a Paramatti che crossa, per Golizzi in scivolata, manda fuori. Bello spunto di Balbo al 13°, De Marchi è saltato, ma Antonioli non si fa sorprendere. Occasione per il Bologna al 28°, Bresciani riceve da Bosi, palla per Nervo che di testa manda sull'esterno della rete. Ripresa, all'8° Bologna in gol. Scapolo serve Bresciani sulla destra, cross a rientrare in area e Morello di testa schiaccia in rete. Risponde la Roma al 10°, il tiro di Di Biagio è deviato da Antonioli.
Alla 17esimo Cherubini lancia Branca, che si fa però anticipare. Alla 23esimo Damorello a Pergolizzi, palla al centro e scapolo di testa, manda alto di un soffio. Al 28esimo il Bologna incanta, Morello di tacco per Olivares, palla a nervo, tiro a fil di palo. Roma fuori, avanti un altro, ora tocca alla Reggiana. Servoni nel portico, laterale